Allora, siamo alla seconda, siamo sopravvissuti alla prima parte del tutorial, andiamo avanti, quindi andiamo avanti e facciamo il crafting. Cosa si intende per crafting? Costruire delle cose fondamentalmente. Quindi, buonanotte, dicevamo, ma noi lavoriamo tranquillamente. Quindi dobbiamo fare doppio clic per da questo qui abbiamo la prima cosa da fare ed è qui si vede un po' poco che questo è un albero e quindi lui ci sta chiedendo di prendere quattro raccogliere quattro pezzi di legno da questo albero, ok? Quindi l'albero fondamentalmente cosa c'è qua? Quindi abbiamo capito che dobbiamo distruggerlo. Distruggere, vedete che poi si vede un po' maluccio, ma lì è comparso un pezzettino di legno, ma adesso lo andiamo poi a raccogliere dopo. Quindi tronco dell'albero, e vedete che uno l'abbiamo preso, andiamo a raccogliere questo qui che era qua, perfetto. E ci sono, dunque purtroppo qui ormai era diventata, dobbiamo prendere gli altri pezzi, eccolo qua, quindi terzo pezzo. E poi quarto pezzo. Purtroppo non si può cambiare giorno e notte, quindi dobbiamo. Ecco, quattro pezzi comunque li abbiamo fatti. Bene. Allora, proviamo ad andare avanti. Non abbiamo neanche una lampada per illuminare il nostro percorso, quindi dobbiamo andare avanti un po' al buio. Allora, in Minecraft avete due posti dove potete tenere l'inventario. La barra principale, che è quella che abbiamo visto alla fine della prima lezione, in fondo al vostro schermo, che può essere acceduto da 1 a 9, mentre invece l'inventario completo si accede premendo E. Allora noi premiamo E e vedete che premendo E ci compare tutta questa struttura in cui c'è sia la barra principale, in realtà abbiamo uno slate che non mi ricordo cos'è, e abbiamo fondamentalmente la terra che abbiamo raccolto prima e il legno di quercia, credo che sia oak, e poi qui ci sono tutti gli altri pezzi dove possiamo mettere le cose in inventario. In più qui abbiamo gli abbigliamenti che abbiamo addosso, in realtà serve per mettere delle armature, e poi quello che andremo a vedere oggi fondamentalmente è il crafting. Crafting serve per creare, per comporre qualcosa, ok? Allora, usciamo e vediamo cosa ci dice lui. Allora, qui seguiamo il percorso, che è importante, e diciamo, ecco, qui ci sta dicendo che mettendo dunque vediamo un po' cosa succede, quindi io lo sto facendo per la prima volta. Ah, ecco, possiamo fare le assi di legno, perché siamo partite con il legno grezzo dobbiamo lavorarlo e ottenere delle assi di legno. Allora, per fare questo bisogna prendere il blocco di legno di quercia e metterlo in modo tale da comporre questa cosa. E come facciamo a farlo? Lo facciamo semplicemente andiamo in E e quindi prendiamo appunto questo, quindi col tasto sinistro. Sì, col tasto sinistro. Prendiamo il nostro blocco di legno e poi andiamo nel crafting, e lo depositiamo. E vedete che abbiamo cominciato a produrre, l'ho cliccato, sto usando il tasto sinistro per prenderlo, e abbiamo prodotto 4 assi. Ecco, qui per prenderlo invece lo prendiamo col allora, clic, lo prendiamo e siamo fatte 4 assi. Clic, lo prendiamo, ci sono altri 4 assi. Clic, lo prendiamo, altri 4 assi. Clic, lo prendiamo, e altri 4 assi. Ora, queste assi sono tutte identiche, quindi abbiamo 4, 8, 12, 16. Possono anche essere accatastate l'una con l'altra. Ok? Lo sto prendendo, quindi faccio clic, lo prendo, lo trascino e lo rilascio. E abbiamo fatto questa prima operazione di creare le assi di legno dal legno grezzo. Ok, nel frattempo è venuto giorno, quindi diventa un pochino più umano.
Ecco, se avete visto, qui ci sta facendo vedere la regola di composizione, cioè mettendo un pezzo di legno qua abbiamo in uscita le asse di legno, ok? Invece qua ci sta dicendo che se noi mettiamo, e ce lo dirà qua, andiamo con S, ecco, a questo punto cosa ci saranno le asse di legno? Dobbiamo mettere quattro assi di legno per formare quella che è importantissima, che è il tavolo di lavoro, il bancone di lavoro. Quindi come facciamo? Andiamo in E, quindi abbiamo le assi, adesso vediamo poi cosa serve il bancone da lavoro, ma credo che il nome sia già un programma, quindi prendiamo quattro di queste, quindi cosa facciamo? Prendiamo questo e poi facciamo tasto destro, tasto destro, tasto destro, tasto destro, e vedete che abbiamo prodotto il banco di lavoro, quindi lo prendiamo e abbiamo questo banco di lavoro che ce lo teniamo qui in posizione 3. Okay? Usciamo e vedete che nella posizione 3 abbiamo il banco di lavoro. Ce lo siamo costruiti noi partendo dal legno grezzo, ci siamo fatti prima le asse di legno e poi ci siamo fatti il tavolo di lavoro. Ok, andiamo avanti. Allora qua dice ecco, qui adesso possiamo mettere sul posto verde, ci sta dicendo, il tavolo di lavoro che abbiamo appena fatto. Come facciamo? Lo selezioniamo, quindi spostiamo con la rotellina del mouse e poi vedete che sulla destra ci fa vedere che in mano abbiamo il tavolo di lavoro. Facciamo tasto destro e vedete che è sparito, l'abbiamo depositato e questo è il tavolo di lavoro. Ora, quello che ci sta dicendo adesso è che a questo punto, invece di avere una griglia 2x2 per costruire, abbiamo un qualche cosa di molto più interessante. Possiamo costruire delle cose un po' più complicate. Ad esempio, questo qui costruisce dei bastoni, cioè dei bastoni che ci permetteranno di bacchette, bastoni, insomma, che ci permetteranno di fare delle cose. Quindi, come facciamo? Andiamo al nostro tavolo di lavoro, no? E poi, invece di cliccare a sinistra che ce la distruggerebbe, clicchiamo col destro e vedete che abbiamo una cosa diversa. Cioè abbiamo 9 posizioni, molto di più della vecchia. Quindi prendiamo, ecco, vedete che se clicco col tasto destro anziché col sinistro ne prendo la metà. Questo è un modo per fare. Allora. E poi qui col tasto sinistro, vedete, ecco, ho fatto, quindi prendendo così, ho costruito 4. Quattro bastoni, no? E magari ne facciamo un altro. C'è un'altra produzione, quindi da due asse di legno messe così otteniamo questo stick che ci accumuliamo qua. Ok? Quindi questa è la prima cosa che ci sta insegnando. Quindi abbiamo fatto, ci ha insegnato a fare i bastoni. Perfetto, ben fatto. Ah, beh, vedete che qui loro ci mettono delle tavole di lavoro, così non siamo obbligati ad andare sull'altra. Allora ci dice, se vogliamo fare invece un piccone, ci dice, dobbiamo mettere le assi di legno, ma con due bastoni in mezzo. Quindi come facciamo? Allora, dobbiamo... Allora, aspettate che non mi ricordo, quindi sì, allora i bastoni, i bastoncini e i tre che abbiamo visto prima, quindi prendiamo questo e mettiamo così, ok? E poi abbiamo detto che le assi le prendiamo e le lasciamo così. Ecco, abbiamo il piccone, quindi il piccone ce lo prendiamo e abbiamo il piccone finalmente, ok? Allora, questo qui è un piccone di legno, quindi non è un granché. Ecco, e ci dice usate questo piccone per passare al livello 3. Ok, allora dobbiamo selezionare il nostro piccone, eccolo lì, e dobbiamo, vedete questa cosa qua, se non usassimo il piccone, quindi andassimo come abbiamo fatto prima, non è che facciamo un granché, perché essendo che questo è fatto di pietra, a mani nude non ce la si fa, però col piccone sì, quindi facciamo. Ecco, vedete il piccone, a cosa serve? A scavare la pietra. E voilà! E
Adesso passiamo, con una W doppia, e mentre passiamo, vedete che abbiamo raccolto la pietra, poi saliamo sopra e qui abbiamo il nostro piccone, che però vedete che il piccone c'ha una striscia verde, che vuol dire che è quanto verde dura, perché dopo che lo usate lo strumento si consuma, quindi quando quella barra verde si rimpicciolirà a un certo punto non potrete più usarlo. E quindi probabilmente dovrete dotarvi o di un altro piccone di legno oppure di picconi un pochino più complessi. Comunque questo è tutto per il livello 2.